Sono due le operazioni portate a termine con successo da parte dell'arma dei carabinieri di Arezzo che hanno stroncato un giro importante di cocaina e marijuana nella provincia aretina. È una ramificata organizzazione che, pur non strutturata in senso proprio, abbiamo una serie di soggetti che interagivano tra di loro, tra virgolette, scambiandosi anche favori. Le due operazioni portate avanti dal nucleo operativo e dal comando di compagnia di Arezzo sono state denominate Rocker Ducker, ovvero l'antagonista cattivo di Zio Paperone che si arricchisce violando le regole, e Famiglia, perché la scelta dei soggetti con cui collaborare per il trasporto e lo spaccio dello stupefacente ricadeva spesso nell'ambito delle famiglie, quasi tutte albanesi. In manette sono finiti 13 soggetti, solo uno italiano, 3 arrestati in Albania. Non è il livello dello spaccio minuto, del piccolo spacciatore. Questa volta siamo a un livello superiore, siamo a livello dei fornitori, anche di quantitativi non indifferenti. Quindi quello che l'arma ha interrotto è un canale di rifornimento di cocaina che era presente a livelli importanti nella nostra provincia. 5 kg di cocaina e uno di marijuana sequestrati. La droga veniva nascosta nelle campagne dell'Interland aretino e trasportata con trolley e valigie in città. Nei vari parcheggi pubblici, spacciatori e rifornitori si davano appuntamento per lo scambio del denaro e della droga, che poi finiva nelle piazze aretine. 300 le persone segnalate quali assuntori. E sono, la gran parte sono di nazionalità albanese, abbiamo un italiano, alcuni già noti alle forze dell'ordine, e in aggiunta alle 13 persone attinte da misure abbiamo complessivamente 8 persone già tratte in arresto nel corso dell'attività di indagine e 21 deferite in stato di libertà, il che dà il segno delle diverse responsabilità nell'ambito dei singoli soggetti nell'ambito della medesima attività di indagine.